Prima di cominciare, vorrei salutare Don Giovanni Zampaglione, che vuole dare un saluto alla platea. Prego accomodarsi. Grazie. Buonasera a tutti. Ho soltanto un saluto, anche perché un saluto a Domenico e a tutta la presidenza. Soltanto un breve pensiero che riguarda la regina. Ecco, il libro l'ho letto, ci sono delle pagine stupende, indimenticabili della nostra regina, soprattutto gli anni belli di quando era in Serie A, nei 9 anni. Purtroppo la situazione ora è critica, lo sappiamo tutti, ci vorrebbero 11 Furia. Qui abbiamo il nostro amico Missiroli, che era soprannominato Furia, 11 Furia per risollevare le sorti della nostra regina. Erano gli anni belli in cui io sono stato e sono ancora la loro guida, e ricordo quegli anni in cui andavo con gioia a incontrare i ragazzi, tanto che tutte le volte che mi incontravo con loro, loro sentivano questo desiderio e mi invitavano a ritornare con gioia. Ho conosciuto Adegio, ho conosciuto Cozza, ho conosciuto Di Michele, ho conosciuto tantissimi giocatori, Amoruso, ecco, tutta gente che ci teneva alla regina e sudava la maglia quando si trovava nel campo. Allora, Domenico ha raccontato con gioia questi momenti belli e mi auguro che ritornino al più presto questi momenti. Questo sarà un momento buio, un momento triste per la regina, quello che ora vive. Si rischia di andare in Serie D, speriamo di no, speriamo che dalla prossima partita si ritorni a vedere una regina pimpante, una regina con il cuore, perché la regina ha bisogno di giocare con il cuore. Ecco, auguro veramente una buona serata, auguro di cuore a Domenico di raccontare tantissime altre belle esperienze della regina, e auguro a tutti veramente di cuore, al signor Missiroli, a tutti voi, buona serata. Grazie, Don Giovanni. Bene, prima di passare la parola ringrazio tutti voi, ringrazio soprattutto i relatori, ringrazio Domenico Romeo per la disponibilità di voler presentare il suo libro anche qui a Merito e la casa editrice Città del Sole. Ringrazio Maria Manti che moderà questa serata. Ringrazio Gaetano Pace dell'Associazione Amici di Raffaele Caserta per la presenza, e credo ci siano anche molti soci dell'associazione in sala, e ringrazio poi Battista Missiroli per la disponibilità. Detto questo, passo la parola a Maria Manti. Grazie ancora e buona serata. Buonasera a tutti. Si sente? Si sente? Ok. Buonasera a tutti, ringrazio anche a tutti della vostra presenza, ringrazio le autorità presenti, le televisioni, Radio Studio 95, per la presenza assidua, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Amicis, Annunzio Donostasi. E come ha detto Pasquale, è vero, questo è un libro che è un continuo con la storia, perché parte proprio da una analisi dettagliata di quello che è il contesto storico, che poi si intercanala a quello sportivo. Parla di campionati, dei calciatori più rappresentativi, ma anche dei personaggi meno noti, dell'evoluzione di quello che è stato del logo, le maglie di gara e la nascita dei club. Ogni periodo poi, che è strutturato in decenni, il libro è strutturato in decenni, si conclude con delle interviste a quelli che sono i personaggi più noti, il tutto correlato da una serie di immagini rappresentative, molte delle quali inedite. Prima di passare la parola quindi al nostro calciatore della regina denominato Furia, che ci spiegherà quello tipo di Ravenna, e ci spiegherà quella che è stata la sua esperienza e come ha vissuto comunque questa esperienza a Reggio Calabria, vorrei spendere qualche parola sul nostro autore. Come ho già fatto la prima volta a Marina di San Lorenzo, devo leggere perché il curriculum è molto ricco, quindi potrei tralasciare qualche dettaglio. È laureato in scienze politiche, ha proseguito il suo percorso formativo in prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,
ha conseguito la specializzazione in criminologia mafiosa e proventi illeciti. È specializzato in criminologia, è membro attivo dell'attuale Centro di Studi per la Legalità, Sicurezza e Giustizia del Comitato Scientifico Non Lombroso. Attualmente si sta occupando di disamine investigative e criminologiche collegate all'antropologia criminale. È autore del romanzo Viscere della Libertà, per il quale ha ricevuto anche un riconoscimento al 12° premio letterario internazionale Mondo Libro, con la menzione di merito al premio sociale della giuria. È autore anche del libro Criminalità organizzata transazionale. Inoltre collabora con due testate giornalistiche nel catanzarese, una è Il Lamentino, dove cura la pagina di criminologia, e l'altra invece La Mezza in Strada, dove proprio si occupa di uno spazio denominato proprio Domenico Romeo. Adesso, detto questo, passiamo la parola quindi al calciatore, non ex calciatore, della regina Battista Missiroli, che ci parlerà appunto di quella che è stata la sua esperienza. In modo generico faccio questa domanda: come ti sei trovato qui a Reggio Calabria e come hai vissuto questa tua esperienza calcistica nella città di Reggio? Noi calciatori eravamo come visite, che vivevamo tutta l'Italia e vivevamo la città, le persone. E quei tempi, diciamo, abbiamo vissuto la città, come del resto tutti i calciatori, questo vuol dire. Poi del resto a Reggio da 30 anni che vivo, quindi sto benissimo. Mi devi fare le domande? Sì, vabbè. Alla luce di quello che hai vissuto, torneresti su Reggio? Abiti già a Reggio? No, come esperienza calcistica mi riferisco io, no? Purtroppo vorrei tornare, ma è l'età che non me lo consente. E cosa potresti dire ai nuovi calciatori, a coloro che si mettono nel mondo dello sport in questo momento, ai giovani, insomma? Voi sapete che c'ho mio figlio che fa il calciatore, gioca in calciatore in Serie A, quindi gli ho dato i valori prima dell'uomo e dopo del calciatore. Del resto i ragazzi dovrebbero crescere tutti in questa maniera, perché io non ho mai interferito nell'evoluzione, diciamo, di Simone. A livello comportamentale sicuramente, però a altri livelli no. Secondo te i giovani come vivono lo sport oggi? Ma è tutto cambiato. Nei miei tempi magari giocavamo nei cortili, nelle parrocchie, adesso tutte queste cose qua. Adesso poi sono nate le scuole calcio, che io credo che sia non la rovina, però non dà quelle sensazioni che abbiamo vissuto noi dei nostri tempi. Cosa provo? C'era una trasmissione anche l'altra sera, mi sembra, su Rai Sport 1, che parlava appunto di queste cose qua, anche, non so se vi ricordate, Centravanti, quello del Genova, adesso mi ricordo come si chiama, e Sergio Brio. Appunto parlavano delle stesse cose che sto dicendo io adesso, ecco. Che poi adesso i giovani hanno un poco tutto, quindi non sono abituati al sacrificio, ecco. Questa purtroppo la realtà è anche questa. Poi tanti giocatori sono non rovinati, diciamo la rovina dei giovani calciatori sono anche i genitori. Questo faccio un appello a chi ha figli che vorrebbero fare il calciatore, che non interferiscono nel suo percorso, quello che ho detto prima alla signorina. Un po' come è cambiato forse il mondo anche della scuola, dove i genitori magari si insediano. Una volta c'era anche l'ora di ginnastica, in quell'ora di ginnastica c'era un campo sportivo lì vicino, non mi ricordo io, non è che andavamo a fare ginnastica sul trapezio, sulle cose, andavamo sul campo sportivo e giocavamo a calcio, diciamo. Era tutta un'altra situazione, questa è già la realtà delle cose. Quindi più che una scuola di formazione per i ragazzi, ci bisognerebbe una scuola di formazione per le famiglie? Quella è la cosa principale, diciamo. Io ho avuto la fortuna di avere un papà che di calcio appunto, mi portava sia a vedere il Bologna, a quei tempi che c'era il Bologna, c'era la famosa SPA, non so se ve lo ricordate, forse le persone più anziane si ricorderanno. Mi portava solamente al campo, cioè a vedere le partite, però quando veniva a vedere la mia, era muto, cioè finiva la partita non è che dava, gli diceva qualcosa, perché adesso ho fatto così con mio figlio, che non ho mai interferito
nelle sue situazioni. Quindi, a livello tecnico sì, perché è cresciuto da piccolino, è cresciuto con me. Poi dopo è andato la regina, che poi sono stati gli allenatori che gli hanno dato l'indirizzo giusto. Del resto conosco tanti ragazzi che hanno giocato con Simone, che purtroppo i genitori hanno messo il naso nelle cose e gli hanno poi che sono stati cacciati, diciamo. Questo, purtroppo questa è la verità, è un po' la realtà brutta, diciamo. Che tutti vorrebbero avere il figlio che diventasse calciatore, però mica tutti possono. Questa è la realtà. Non bisogna essere ossessivi con i figli, purtroppo. La luce di quello che dici, quindi quanto influisce insomma l'educazione che i genitori danno ai figli, poi nel comportamento che effettivamente hanno i ragazzi tra di loro, come si comportano poi i ragazzi tra di loro quando subiscono, tra virgolette, insomma questa violenza da parte dei genitori, questa, diciamo, chiamiamola violenza. No, non è una violenza, tra virgolette. Non è una violenza, o purtroppo è il genitore che sbaglia. E i ragazzi come si comportano tra di loro? Se riescono a... Ci sono i ragazzi intelligenti e meno intelligenti, quindi voi vedete in quale contesto familiare ora il ragazzo è cresciuto a livello educativo. Io sinceramente credo che Simone sia anche un bravo ragazzo, forse qualcuno, non so se lo conoscete, qui si chiama Giovanni. Adesso non mi ricordo come si chiama, lo conosce bene, quindi io ho sempre dedicato a mio figlio di essere umile nel bene, nel male e poi nel bene, essere sempre umile. Questa è la strada giusta, maestra. Bene, quindi l'appello quindi più che per i ragazzi e per i genitori, abbiamo visto. No, ma i genitori, certe volte sono più intelligenti, i genitori, i ragazzi sono più intelligenti. Sì, appunto, l'appello andrebbe rivolto più ai genitori che ai ragazzi, insomma. Bisogna vedere in quale contesto familiare cresce anche il ragazzo, questo è anche, diciamo. Quindi nel contesto che parlo a livello educativo. Non sto parlando di altri contesti, ecco, questo è sempre detto così. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Ma se mi fate qualche domanda? Se mi fate qualche domanda, me la fate voi, perché io poi non so neanche cosa raccontare, sinceramente. Io volevo chiedere a Messidori, ce l'abbiamo qua e giusto qualche parola la diciamo. Giustamente lui diceva... Vabbè. Lo sono abituato molto. Niente, lui... Giustamente diceva che i ragazzi devono camminare da soli. Io, sapete tutti, io sono lo zio di Fabio Caserta, che di calcio ne abbiamo e ne stiamo facendo tanto. Io ricordo al mio nipote Fabio, quando l'ho portato a Crema Pergo, in un paese quasi ai confini dell'Italia. E vi posso assicurare, mi è dispiaciuto così tanto lasciarlo quella giornata lì che faceva un freddo da morire, però lui aveva la voglia di diventare calciatore. Mi fa: zio, ma dove stai andando? Che giustamente ha fatto un provino. Da quel provino, dice il presidente di questa società, dice: guarda che il ragazzo può rimanere. Allora, rimane, ma come rimane? Non avevamo nemmeno la borsa, non avevamo vestito, non avevamo niente, però siccome l'ha visto veramente che aveva una voglia incredibile di giocare al calcio, dice: no, deve rimanere questo ragazzo, deve rimanere qua. E l'ho lasciato. Quando me ne stavo andando, forse Domenico, forse sa qualcosa, che in quei periodi c'era anche lui che ci seguiva. E vi posso assicurare che mi è dispiaciuto tanto, però quando sono uscito di quel campo ho detto: questo ragazzo veramente deve diventare un calciatore. Sapete tutti la carriera di Fabio Caserta. Detto questo, io ringrazio veramente l'organizzatore, ringrazio l'amico Domenico Romeo per l'invito che ci ha dato per avere l'opportunità di presidiare con lui e presentare questo magnifico libro. Io me l'aveva regalato la prima volta che ci siamo visti, l'ho letto, e vi posso assicurare che ci fa tornare indietro di tantissimi anni.
ma perché ci sono delle cose, delle frasi in questo libro che vi consiglio a tutti di leggerlo, perché ti fa ricordare i vecchi tempi della regina, quando si andava in trasferta, quando si parliamo di Brescia, parliamo di 20.000 che partivamo a vedere questa nostra regina. Veramente abbiamo avuto delle giornate bellissime. Io forse qualcuno si ricorda, avevamo fatto anche un club a Benito Porto Sacro della regina, il famoso club della regina, quando è venuto Bolche a inaugurarlo, e a Benito c'erano quasi 1.000 persone in questa inaugurazione del club. L'abbiamo tenuto per diversi anni e ci siamo passati veramente dei giorni bellissimi con la regina. Io spero con tutto cuore veramente che questa regina si riprenda, perché mio nipote intanto voleva chiudere la carriera a Reggio Calabria, come Missionoli giustamente dice che suo figlio ha giocato nella regina e si sente reggino. Mio nipote veramente vi posso dire che ha cercato di tutto per giocare a Reggio Calabria, o per un motivo o per un altro non è stato mai possibile. Addirittura quest'anno eravamo pronti lì, pronti a chiudere con la regina, dopodiché ci sono stati dei problemi societari naturalmente che non si sono messi d'accordo, ma il desiderio di Fabio era giocare nella sua terra. E intanto per il momento io la ringrazio infinitamente di questo invito, e lo ringrazio in modo particolare perché se voi leggete il libro c'è una frase che ricorda il nostro carissimo Raffaele. Raffaele era un appassionato anche lui di calcio, aveva un piccolo difetto che era interista, però ha seguito molto bene suo fratello passo passo, non insegnandogli, però facendogli capire quello che doveva fare e quello che non doveva fare nel calcio. Fabio non ha avuto tanti problemi per quanto riguarda i genitori, come giusto diceva Missiloro. Mio cognato, il papà di Fabio di calcio proprio non ne sapeva niente, però piano piano si è affezionato, però non è stato mai invadente nei confronti degli altri, si guardava la partita tranquillo, non ha mai messo bocca perché capiva che lì non era necessario parlare di calcio o di tecnica. Mentre in effetti ha ragione Misterolo, come dice, sono dei genitori che già i bambini ne vedono già campioni, e quello è sbagliatissimo, bisogna seguirli, almeno io ho cercato di seguire il mio nipote sempre alla distanza, mai mettermi in prima persona, lo accompagnavo, ancora ci vado, che vado tutte le domeniche a vedermi il mio nipote, vado a Castellammare di Stabia, e con la scusa ritorno con lui, perciò io ancora ci sono dentro del calcio. Io per quello che vi stavo dicendo lo ringrazio infinitamente, perché lui aveva fatto anche un'intervista, posso dirlo? Sì. Lui aveva fatto anche un'intervista a Raffaele parlando proprio di Fabio Caserta, e quell'intervista vi dovete credere che mi ha molto preso, perché Raffaele Caserta era un ragazzo che splendido, un ragazzo che è sportivo, gli piaceva giocare al calcio, faceva i tornei con gli amici. Carmelino Fedeli, il nostro vicepresidente dell'associazione, amici della Ferre Casetta, lo conosce, e hanno avuto dei rapporti incredibili, bellissimi, sempre parlando di calcio. Niente che dirvi, io vi ringrazio infinitamente, spero che questo libro possa andare oltre alle nostre più belle aspettative. Grazie di tutto. Ringraziamo il presidente dell'associazione Luigi di Raffaele Caserta, Gaetano Pace, anche il vicepresidente Carmelo Fedele, che è qui presente, riallacciandomi a quello che ha detto il presidente. Un libro importante, un libro che parla della nostra storia, della storia della nostra terra, oltre che dello sport, che, come ho detto già durante la prima presentazione, si racchiude a mio avviso
in una frase che il nostro autore ha scritto nella prefazione. Un libro che è un atto d'amore verso la nostra storia, verso la nostra terra, verso la maglia che rappresenta noi stessi davanti al mondo. È un atto di riconoscenza verso la natura e verso i padri greci in cui il misticismo si mischia con l'idea della storia. E su questa ultima frase passo la parola. Non ricordavo di averla scritta io. Eppure l'ho scritta io. È scritta tu. Passo la parola al nostro autore, Domenico Romeo, per le conclusioni. Buonasera a tutti, sono Domenico Romeo, l'autore del libro, molti mi conoscono e innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare l'organizzazione appunto che ha permesso, che ha fatto sì che questa serata insomma, si parlasse di questo libro, quindi il presidente del Circolo Mei, tutto il Circolo Mei, tutto il Circolo Culturale Raffaele Caserta, presidente, vicepresidente, di cui mi onoro far parte, e oltre naturalmente alla signora Manti, che è la giornalista moderatrice, il nostro Furia, giocatore della regina degli anni 70. Ma sei sempre Furia, perché se oggi fossero 11 come te a quest'ora non saremmo in queste condizioni. Chiudiamola qua, insomma. Quindi, anzi, ne bastavano la metà come te, non dico tutti. Comunque la chiudo qua la cosa. Poi ci rilasciamo al discorso dei valori eccetera eccetera, tutto qua, che quando si scende in campo senza valori sì, comunque la voglio chiudere qua, non voglio fare una polemica, se tu dai un massimo anche se fai sbagli una partita, sbagli qualcosa, il pubblico non ti può dire niente. Sì, ma poi entriamo, preferisco astenermi da dire ciò che realmente poi divago poi dal contenuto poi del libro, quindi poi quello che magari devo dirti poi magari ce lo diciamo in separata sede. Preferisco non espormi pubblicamente sulla situazione attuale, insomma, comunque. Detto questo, il mio ringraziamento insomma parecchi presenti, il dottor Altomonte, che è ex capo ufficio stampa della Regina Calcio, un ringraziamento anche al signor Calabrò, che è citato nel libro e ringraziato perché mi ha dato documentazione che è all'interno del libro, è pertinente, quindi è stato veramente gentile. Un ringraziamento anche al dottore Anastasi, rappresentante scolastico, insomma, quindi un educatore di uomini insieme alla sua signora, e nonché anche un ringraziamento ai rappresentanti della Polizia Municipale e della Guardia di Finanza che sono all'interno di questo locale, e insomma tutti gli amici presenti e tutti coloro i quali magari non nomino e che non si sentono offesi, ma non, in questo momento non ricordo. E, detto questo, mi riallaccio un attimino alla figura di Raffaele, che lo scusa, io l'ho voluto citare perché eravamo veramente amici. È stato proprio il calcio a farci unire, quindi era impossibile non menzionarlo all'interno del libro, non citarlo, anche perché Raffaele era al corrente della scritturazione di questo libro. Quando io ho conosciuto Raffaele il libro era ormai in chiusura, avevamo parlato, era quindi a conoscenza di tutto, che il calcio ci ha fatto unire, insomma, e con il quale anche abbiamo realizzato un servizio stampa nella testata giornalistica in cui io collaboro con Fabio e Raffaele, quindi desidero ricordare appunto la sua memoria. Detto questo, vorrei parlare brevemente del libro. Molti lo hanno letto in questa sede, parecchi non lo hanno letto. Cerco di essere abbastanza riassuntivo perché 327 pagine, 100 anni di storia, non staremo qua fino a domani mattina. Allora, io vorrei partire dal titolo, cioè 1914-2014, no? 1914, quindi l'anno di fondazione della regina, che poi in un percorso temporale ha cambiato denominazione, ha cambiato colore di maglia, non è stato sempre il colore amaranto il colore della maglia della regina, comunque è tutto scritto, eccetera eccetera. Perché 1914? Cioè, noi abbiamo la nostra terra ha la fondazione della squadra della nostra terra nel 1914. 1914 era, dobbiamo tornare 100 anni indietro, un anno particolarissimo, perché consideriamo che in quel periodo l'Italia e l'Europa erano ormai alle soglie di una guerra mondiale, eravamo alle soglie della prima guerra mondiale, quindi si viveva
in una situazione veramente di continua precarietà. Qui da noi in Calabria specialmente una doppia precarietà, perché già la nostra terra era più povera di adesso, figuriamoci 100 anni prima, e aggiungiamo a questo il dramma sociale, quindi la psicosi comunque di un'instabilità, che era la guerra ormai alle porte, aleggiava ormai un clima di insicurezza e un clima di sfiducia verso il futuro. Ecco, vorrei dire questo: quando 81 dipendenti, no, 62 dipendenti pubblici, quindi persone di vario contesto sociale, cittadino, operai, dipendenti, pubblica amministrazione, dirigenti, persone normali, persone di tutti i giorni, si riuniscono 100 anni fa, nel 1914, in quel clima di preguerra ormai, e fondano una società di calcio, perché la regina si chiamava US Reggio Calabria, come è scritto, eccetera, eccetera. Questo vuol dire tanto, cioè vuol dire che il calcio già 100 anni fa funzionava come una forma di reazione, quindi lo sport era quindi un collante continuo con l'animo umano e con la società civile, e anche all'epoca era quindi una reazione alla cultura, alla subcultura della morte. Quindi il calcio, sport, cultura della vita, istinto di ribellione alla morte, è in realtà una forza di prolungamento della vita, una forza di resistenza della vita, della cultura della vita, contro la cultura, la subcultura della distruzione della morte. Quindi queste persone che hanno portato il calcio nella nostra città, nella nostra provincia 100 anni fa, queste 61 persone che hanno fondato la nostra regina, questo atto di fondazione, quindi 1914, può essere letta questa una chiave di lettura di un atto di ribellione della vita contro la morte, quindi praticamente un istinto continuo di resistenza e di incontro a quelli che sono i valori. Questo perché comunque poi in questo percorso centenario abbiamo visto che il calcio, così come lo sport, non è un fenomeno a sé stante, ma comunque è un collante, un tutt'uno con la società civile. E questo percorso continuo, armonico, di crescita, cioè calcio, società civile, ma non soltanto Reggio Calabria, ma comunque in tutto il mondo, io ho cercato di inserirlo all'interno del libro. Come? Strutturando il libro per decenni, quindi abbiamo anni 20, anni 30, anni 40, 50 e via discorrendo, poi dal 2000 fino ad oggi. Ogni decennio inizia con la descrizione della società civile del periodo, del decennio, quindi negli anni 60 abbiamo il problema abbiamo la rivolta, abbiamo il problema del 68, il periodo del terrorismo che comunque comincia a germinare la nostra nazione, e poi negli anni 70 avrà la sua esplosione. Negli anni 70 noi abbiamo anche i fatti di Reggio Calabria, negli anni 80 inizia con una strutturazione sociale dove si parla un po' fenomenologia come la strage di Ustica, eccetera, eccetera. Dopo che do un'impronta, dopo che ho cercato di dare, mi auguro di esserci riuscito, un'impronta generale sul decennio di pertinenza, ci attacchiamo, ho cercato di attaccarmi a quello che è il contesto calcistico e il contesto sportivo, quindi come è cresciuta Reggio, come è cresciuta la regina, tutto il percorso della regina attraverso una serie di immagini inedite, attraverso di fotografie inedite, attraverso tutti i numeri e tutto ciò che insomma costituisce un po' la nostra società, la nostra regina, insomma, ecco. Quindi un percorso di armonico, quindi società civile, società, periodo contestuale, calcio, regina, un qualcosa che comunque è di continuo. All'interno del libro troverete oltre 70 racconti. Questi 70 racconti sono racconti di persone che hanno indossato la nostra maglia. Io dico la nostra maglia perché è normale, la maglia è come ha detto, insomma, Maria Manti,
e la maglia che rappresenta la nostra terra ovunque nel mondo. Fra cui c'è anche il racconto di Battista Missiroli, un racconto veramente molto, molto bello, molto profondo, in cui ripercorre, stiamo parlando della fine degli anni 70, quelli che erano le motivazioni dell'epoca, i valori del tempo, quelli che erano le battaglie sul campo, che altro non erano che delle trasposizioni, cioè delle battaglie della vita che poi in realtà l'uomo calciatore mette in campo. La società che cambiava in quegli anni. Esatto, esatto, sì, come abbiamo detto prima, la società, le varie mutazioni sociali hanno avuto, si vedono all'interno del libro, perché i vari decenni non fanno altro che esporre questa differenza, che è oggettiva, voglio dire, è chiaro tutto qua. Quindi oltre naturalmente in questi 70 racconti c'è anche il racconto di Battista Missiroli, ma ci sono anche tantissimi altri racconti di gente che mi ha fornito, uomini che hanno indossato la nostra maglia. Per esempio ci sono persone che hanno tuoi compagni di squadra come Livio Manzin, te lo ricordi? È giocato con Bianca, qui c'è anche il Di Bianca che si è aperto al centenario della Regina. Dico, il Di Bianca si è aperto al centenario della Regina, ha fornito una sua descrizione di quei tempi, è stata una persona. Tutti i figli di Bianca, sì, esatto. Infatti ci siamo sentiti con lei. Ah, sì. Ok, ho capito. Sì. Che si alternava con Castellini, mi pare. Castellini l'anno prima. L'anno prima, giusto, sì. Ero piccolo, però ce l'ho in fotografia, che nel libro ho dovuto un pochettino strutturare le immagini, quindi è stato un decennio abbastanza disastroso. È abbastanza tosto. È stato anche costruttivo, perché poi è uscito il femminismo, sì. E poi i famosi figli dei fiori. I figli dei fiori, certo. E infatti dal 68 in poi, 68 un po'. Io dalla mia generazione, forse la migliore che c'è stata. Questo io non lo posso dire perché non ero nemmeno nato. Quindi ha vissuto proprio dei momenti eccezionali, dei cambiamenti, dei mutamenti eccezionali. È vero, calcisticamente sì, gli anni di Missiroli. Io sto parlando a livello societario di squadra, a livello di società. Sì, è vero perché noi lo seguivamo veramente. Cioè Missiroli è stato uno degli appendici della Regina di quegli anni, veramente. È un giocatore che è molto molto importante, si faceva sentire per la sua personalità, era un giocatore che oggi la Regina lo deve rimpiangere, perché purtroppo non ci sono più questi ragazzi. Scusa, lui è il figlio pure. Adesso c'è il figlio che lo sta imitando abbastanza bene. Io ho avuto modo di conoscerlo, gli dicevo prima di iniziare questa presentazione. Posso dire che è un ragazzo veramente bravissimo, calabrese puro sangue naturalmente, e mezzo sangue. Però è nato a Sant'Agata, è cresciuto a Sant'Agata, e quando uno cresce a Sant'Agata evidentemente ha dei valori. Tornando al discorso, poi lascio un attimino, tornando al discorso della Regina, veramente vederla in queste condizioni mi veramente dispiace, perché noi soprattutto Merito vive di calcio, vive di Regina, vive di Meritese, vive, cioè calcisticamente Merito è stata sempre a livello dilettantistico una delle piazze più importanti della Calabria. Purtroppo, sempre con le solite problemi che abbiamo in questo nostro paese, non si riesce a fare qualcosa di buono. Io spero che cambia questa tendenza, che si inizia anche per i ragazzi, per i giovani, perché è chiaro che ci sono delle strutture di scuole calcio funzionanti che stanno lavorando veramente con un'intensità incredibile e molto molto seri. Io spero che arriveremo almeno ad avere una squadra di promozione interregionale, quello che merita questa piazza. Questa piazza non merita la seconda categoria e la terza categoria, intanto merita un campo, che ci sia una struttura per i bambini che fanno calcio, e spero di vederla più presto. Che dirvi, il calcio è molto importante sia per educare i bambini e sia per togliere dalla strada
di cose che noi tutti non vogliamo. Solo questo ci può sperare, perché altro che speriamo di avere altro non credo. Il calcio si può fare a merito, perché ci sono persone che hanno fatto calcio e statistico per circa 20 anni, 30 anni, e ci sono persone preparate che possono fare il calcio. Adesso non voglio nominare nessuno per non creare, però credo che in sala qui ci sono persone che conoscono, persone che possono fare qualcosa di buono. Noi tutti ci dobbiamo dare una mossa, tutti distintamente, se vogliamo che il calcio a merito risolva. Speriamo intanto che inizia la regina, tornando al discorso della regina, perché ci piange veramente il cuore di non poterla vedere a quei livelli che compete. La Serie A per noi è stato una cosa bellissima, vederla per 10 anni la Serie A. Cioè, io mi ricordo che vedere la Serie A la prima volta, io sono andato a Messina con mio papà e ti favamo regina. E allora mio papà, dico, questa, io ti favo, io vedevo Messina Juve e ti favo regina. E lì sai che c'è quel piccolo, e mi diceva stai zitto, se no qua ci ammazzano di botte, tanto per dirvi da quant'anni è che io seguo la regina, e vi posso dire che ci siamo divertiti tantissimo. Negli ultimi anni abbiamo fatto anche il club, che è durato, come dicevo prima, che è un club che è nato così, con la regina a quei livelli. Dopodiché sono le solite cose che ci sono. Si è chiuso e oggi qualcuno si ricorda, dice, ti ricordi quando hai aperto il club a merito Porto Salvo della regina, hai portato tutti questi calciatori a merito, i vari che so, Orlando in primis, il famoso Orlando che poi l'ha venduto alla Fiorentina, sono tanti giocatori a merito, e era un grande divertimento. Io spero che quei tempi ritornino. Grazie. Concludendo, insomma, brevemente, ecco, sul libro, stavo dicendo appunto dei racconti. Ci sono racconti molto molto profondi di persone che sono state qui da noi, insomma, hanno condiviso i nostri momenti e le nostre storie, racconti veramente molto molto forti. La cosa che più mi ha colpito, insomma, la cosa particolare appunto di questi racconti, oltre 70 storie, è che queste persone, che comunque adesso sono persone grandi, sono persone anziane, hanno avuto molto, moltissimo da raccontare. La cosa che più mi ha stupito, almeno per coloro i quali, insomma, appartengono alla mia generazione, che non è vero che il tempo cancella i ricordi, ma il tempo un po' i ricordi li congela, li scatola e li inserisce in una postazione della mente, e rimangono a vita. Dico questo perché quando mi raccontavano persone anziane, persone di 30-40 anni fa, tantissime persone, come ho scritto nel libro, mi facevano una descrizione della nostra città, mi facevano una descrizione di Reggio Calabria, mi facevano una descrizione del calcio di allora, della regina di allora, e mi descrivevano quel tipo di società, mi descrivevano quel tipo di mondo del calcio, e lo contestualizzavano. Cioè, per loro, quando queste persone mi descrivevano alcuni luoghi di Reggio, che naturalmente non esistono più, alcuni luoghi, alcune località, alcuni locali, alcune vie, alcune aree cittadine, loro davano per certo che queste zone fossero ancora esistenti. Allora, a quel punto io mi sono trovato, a quel punto io che ero l'interlocutore, mi sono trovato a un bivio. Il bivio era o interrompere l'interlocutore e dire, guarda, ma di che cosa stiamo parlando, forse non c'è più, e vogliamo focalizzare meglio, spiegati meglio quella, oppure lasciare stare. Io personalmente ho opzionato per questa seconda scelta, cioè di lasciare stare, perché interrompere un racconto continuo, un racconto a catena che si susseguiva, forse significava un po' creare un'inibizione dal punto di vista psicologico, quindi avrebbe pregiudicato un po'
l'esito del libro e soprattutto avrebbe interrotto la narrazione di queste persone, non sarebbe stato più un racconto spontaneo. Quindi io li ho lasciati proprio parlare, ho lasciato raccontare loro episodi e la descrizione soprattutto di luoghi e situazioni sia calcistiche che cittadine che loro presumo ritengono sia ancora attuali. Quindi ne viene fuori un quadro storico veramente che mi ha stupito, perché è unico, perché nell'arco dei decenni si vede proprio un cambiamento continuo, decenni che sono fra di loro collegati ma allo stesso tempo sono uno diverso dall'altro, seppur uguali, nelle loro differenze si assomigliano tutti. Una storia in particolare, desidero raccontarla brevemente, la storia del portiere Persico, il quale mi ha raccontato, è scritto nel libro, non sono riuscito purtroppo a finire l'intervista, lo capirete, chi leggerà il libro lo capirà, perché a un certo punto a mia insaputa raccontava l'episodio del figlio perso a Reggio Calabria, io a quel punto non sono più riuscito ad andare avanti, comunque nel libro si nota, ma questa storia, così come tantissime altre storie anche di uomini che ti hanno preceduto negli anni 60, infatti il libro, come vedrai bene, si apre con l'intervista ai figli di Maestrelli, anzi al figlio di Maestrelli, perché l'altro purtroppo non c'è più, quindi anche il figlio di Maestrelli, anni 60, stiamo parlando del 64, 65, 66, mi racconta proprio una società che non c'è più, un mondo che non c'è più dal punto di vista sia calcistico che sociale. Oltre naturalmente le interviste di ora, quindi i ragazzi di ora, io li chiamo ragazzi ma che comunque sono uomini, quindi uomini che comunque hanno contribuito negli ultimi decenni a rendere, a dare onore e lustro alla nostra maglia, come tuo figlio per esempio Simone, c'è l'intervista di... Sì. Abbiamo vissuto le persone della città, esatto. Parlando con Pianta l'altra mattina, sì. Noi parlavamo di caos, ci ricordavamo di Pepe il Fuoco, sì. La Port Maria. Ah, ecco, a proposito, c'è un giocatore della Regina, scusa se ti interrompo, c'è un giocatore della Regina e forse ha giocato con te, Burla. Dopo, va bene. Ecco, quest'uomo nel libro mi ha fatto la descrizione prima ancora del calcio, prima ancora del risultato sportivo, mi parlava dei personaggi tipici di Reggio Calabria come Maria Ciaciola, sì. I personaggi che dice, cioè, io rimasto impresso, cioè, oppure quello che faceva il barbiere là, come si chiama, Enzo Schoff là, ma persone che io non mi posso però comunque ecco sono menzionate, perché parecchie persone mi parlavano di questi aspetti cittadini, di questi, e tutti comunque con un ricordo assolutamente positivo. Pure qua, mi sembra Salina Ionica da un certo Gianto, che c'era una piccola bettola sul grande lato. Tifoso della Regina, cioè, sì, eravamo molto amici, queste cose andavamo al mare a Murace, non c'è più, mi sono tanto tutti c'è la scaggetta dopo la galleria, tutte cose che noi ricordiamo, questo ricordiamo sia anche la Regina, però più che altro anche le persone, perché noi eravamo sempre anche sul corso. Io adesso non vedo un calciatore in giro per Reggio Calabria, non è vero, anche perché secondo me non so che passeggio fanno una bella fine che vanno in giro, tipo, non so se qualcuno magari ha cattive intenzioni oggi, no, sto scherzando, ho fatto una battuta, dico, non sto questi periodi. Non sto parlando di questa. No, ho fatto una battuta. Allora, eravamo sempre sul corso, eravamo in parco, non so se ricordate il famoso parco. Sì, ma è tutto scritto qui, proprio. Si viveva in mezzo alla gente, eccetera, eccetera. E poi dico questo e concludo. Ecco, riallacciandomi al discorso prima, che più le persone comunque, tra virgolette, di tanti anni fa, hanno avuto moltissimo da raccontare, la cosa che mi ha stupito, forse è una questione comunque secondo me naturale, una questione psicologica, una questione che comunque fa parte del comportamento umano, parecchie persone, cioè più le generazioni andavano avanti, meno avevano da raccontare. Ci sono interviste di grandi giocatori della Regina come Costanzini, come Dionigi, come Corsa, come tantissimi, gli ultimi grandi hanno raccontato, hanno detto la loro, ma hanno detto comunque meno rispetto a persone della tua generazione e anche prima. Chiudo qui perché sarebbero tantissime le cose da raccontare, perché sono 100 anni di storia della Regina e di Reggio,
giocatori che mi hanno fornito immagini loro, hanno avuto una partecipazione emotiva molto, molto forte, io sinceramente non mi aspettavo, come per esempio Toschi, non so se te lo ricordi, molto prima di te, ecco, addirittura la famiglia di questo giocatore si è prodigata nel darmi immagini incredibili. C'era ancora Rigotto, che è stato ballongo, sì. C'è la regina di Granico, che sì. Negli anni 60, era tutte ragazze prese dalla serie C, della serie D, erano in serie B. C'era Dolfene e Cataldo, che ero il direttore tecnico. Granillo presidente e il grande maestrello che poi sì, alla Lazio è diventato campione d'Italia. Nella finale dovevamo vincere il campionato, una partita con la Cremonese per esempio. Spesso subisce un gol. No, con la Cremonese, mi scusi, con il Modena. Modena, sì. 27 maggio 65. Un gol. Il famoso gol. Che bomba, cerca di rialzarsi, non ce la fa, due o tre volte cade per terra. Ma si mette a piangere perché a gol noi perdiamo quel campionato, cioè, era una squadra fortissima, tutti i giocatori, da Ricotto, Santone, Perso, Comupo, Barbetta, adesso non ricordo, Camozzi, allora, e via dicendo, Florio, c'era Florio che era un triestino. Sì, allora in relazione a quello che dice lei, di quella partita, c'è nel libro. Proprio l'articolo della Gazzetta del Sud del giorno successivo all'incontro, 28 maggio 1965, lo vedrà se e noi il... mediante noi regine mediante che abbiamo subito la scrittura dopo il gol l'abbiamo approvata proprio una frase di 10 però la cosa che mi ha colpito le chiedo scusa che chi legge l'articolo non verrà che all'interno dell'articolo non c'è scritto tutto quello che è stato detto successivamente, cioè non è descritto l'errore del portiere, non è tutte queste. Poi sono cose che sono. Un mini dramma. Sì. La cosa è un po' descritta. Con violenza cercavo di entrare per problemi. Sì. È scritto un po' in maniera asettica nel 65 quell'articolo, quindi chi lo vedrà insomma se ne renderà conto. Comunque io chiudo. Ringrazio tutti i presenti che insomma sono venuti alla presentazione di questo libro di 100 anni di Reggio e della Regina e ringrazio ancora tutti i presenti, tutte le autorità presenti che ho nominato prima, se c'è qualcuno che non ho nominato chiedo scusa ma no, magari in questo momento mi sfugge, ma comunque io ringrazio chiunque perché questa serata si è riuscita e merito da parte di tutti quanti, grazie ancora. Il presidente dell'associazione Vigili Raffaele Caserta donerà una maglietta al nostro autore con l'immagine proprio di Raffaele. Questo è il minimo che posso fare per ringraziarlo per l'invito che ci ha dato per dare la possibilità di parlare ancora di calcio e di parlare di un ragazzo degli amici di Raffaele, l'amici di Raffaele Caserta, come associazione, ringrazio di cuore donandoci questa maglietta.